Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Adesso andiamo a vedere questo piccolo video di una ricetta di tortini agli agrumi. È un dessert molto delicato e semplice da fare. La ricetta non è mia, è di un'amica Rita Chef Channel, che ha un canale YouTube come me, un'amica che seguo. Bene, andiamo a vedere come procedere. Ciao! Bene, mi sono preparata tutti gli ingredienti: farina, fecola, zucchero, uova, olio di semi, zucchero e la buccia grattugiata degli agrumi. Ora procedo, metto le uova dentro la ciotola. Si sono rotte, ma sono freschissime, le prendo sempre fresche in campagna. Aggiungo lo zucchero e le sbatto. Mi sbatto per benino. Ok. Faccio con una frusta, ma se volete potete fare anche con quella elettrica. Io seguo passo per passo la ricetta di Rita Chef. Metto prima i liquidi, metto olio di semi di mais, invece del burro, al posto del burro. E poi aggiungo il succo di agrumi. Qui ho messo mandarini, arancia e mezzo limone. Questi sono 75 grammi e il resto l'ho messo per fare la glassa, che poi vi farò vedere come farla. Ora setaccio la farina per evitare che si formino grumi. Continuo a setacciare e a mescolare. Metto anche la fecola. Vi ricordo che sto seguendo la ricetta di Rita, vi metto poi il link in alto. Il link del suo canale. Ok, aggiungo mezza busina di lievito. Io ne ho messa anche un po' meno. Lievito per dolci. Scusatemi la voce stamattina. Ok, ci siamo. Aggiungo le scorzette grattugiate. Ed ecco qua il nostro impasto. Come vedete ci vuole molto poco, una volta preparati tutti gli ingredienti. Ok, e adesso mi preparo gli stampini. Io userò questi di silicone, ma si possono usare benissimo quelli in alluminio piccolini, che sono un pochino più grandi di questi. Vengono i tortini un pochettino più grandi, ce ne vengono pressappoco 6. Invece con questi piccolini me ne sono venuti 9, perché poi vedete che ce ne vorranno degli altri. Una volta imburrati, o con il burro, con l'olio, come volete, spolvero un po' di farina, anche se non serve perché il silicone si stacca facilmente, e li sistemo sul soletto del forno. Intanto il forno è acceso, ho messo la temperatura a 170, poi vi regolate con i vostri forni e vado a riempire tutti gli stampini. Li riempio quasi fino al bordo, lascio appena un pezzettino che poi in cottura cresceranno, usciranno un po' fuori. Eccoli qua, sì, ne devo mettere altri due, quindi
Quindi ce ne vengono 9 con gli stampini, questi piccolini per i muffin. Ci siamo quasi, eccoli qua. Ok, ed ora vado ad infornare. E ci vorranno presso poco 40 minuti con il forno 170, anche 165, non li facciamo scurire troppo. Eccoli pronti. E adesso un attimino appena per farli intiepidire e poi possiamo tranquillamente tirarli fuori. Vedete come escono facilmente fuori dal silicone, vedete, senza forzare. Li appoggio su questa gratella perché adesso vi faccio vedere che metterò la glassa. Prima vediamo come si prepara questa glassa che servirà per guarnire i nostri tortini. Avevo preparato lo zucchero a velo e ho frullato un po' di zucchero semolato ed ecco il mio zucchero a velo. Peso 50 grammi e adesso ci metto dentro qualche cucchiaiata di succo. Ce ne metto 3 cucchiai, vediamo se basta, altrimenti aggiungete un po' di zucchero. Io adesso lo faccio con la frusta elettrica, ma tranquillamente con quella a mano, perché tanto non serve, basta amalgamare un pochino lo zucchero, far sciogliere lo zucchero nel succo, di arancia e mandarini. Ok, ci siamo. Questa è la consistenza, pressa poco, forse anche un pochettino più densa doveva venire. E vado a mettere la glassa sui tortini con la carta forno sotto, così poi non sporco. Li ricopro per benino. Si sente già un profumino delizioso. Volendo si può fare anche la glassa reale, così rimane un po' duretta sopra, però così va bene perché questo gli dà proprio il sapore ancora di più di agrumi, oltre a quello che c'è all'interno. Sopra ci metto delle scorzette così tanto per guarnizione. Le avevo fatte sottilissime e le ho passate però nel padellino con un po' di zucchero e acqua, praticamente le ho cotte a mo' di marmellata. Però potete metterle anche a crudo, eh. Ecco qua i nostri tortini. Sono veramente deliziosi. Questo è il piatto di presentazione. Adesso ne apriamo uno per vedere e lo assaggiamo anche naturalmente. Alle mie nipotine sono piaciuti tantissimo. Infatti, di sicuro li rifarò. Ringrazio Rita per la ricetta. Ecco qua, ne ho aperto uno, profumatissimo e morbido, morbidissimo, molto buono, ve lo assicuro. Bene, amici, io vi ringrazio della visione e come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!